Lei mi dà una bella idea. Io ho presieduto un mese fa il G7 della giustizia a Venezia. Come sapete, l'Italia presiede quest'anno il G7, abbiamo fatto il G7 sulla giustizia, naturalmente presieduto dal ministro della giustizia italiano. Devo dire che abbiamo parlato marginalmente, abbiamo parlato più di traffico di soggetti deboli in quella occasione. Intanto vediamo come riusciremo a sviluppare questo progetto in Italia. Posso dire però, lei mi fa pensare una cosa, qualche mese fa dal mio amico di Pomoretti al Ministero della Giustizia francese ho visto qualcosa di analogo. Avevano avuto contemporaneamente un'idea simile alla nostra anche come grafica, però molto più limitata, ma soprattutto molto tecnica e quindi di difficile comprensione per le persone normali. Ecco, il nostro obiettivo non è quello di fare una lezione di diritto penale o di procedura penale, per la quale già il Ministero dispone di una serie di pubblicazioni che gli interessati possono consultare anche sul sito del Ministero se vogliono. Ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a quello che si dice ordinary people, cioè le persone normali che magari non sanno certe cose o che magari hanno anche la diffidenza che un po' è ancestrale nel nostro paese verso l'autorità. La diffidenza è quindi una riluttanza a denunciare queste prevaricazioni che hanno. Ecco, qui ho spiegato in modo estremamente semplice e già sarebbe molto se eccitasse anche la curiosità delle persone. Quando si mandano dei messaggi così impattanti, sia con la grafica sia con il contenuto, con i messaggi, che sono molto articolati, ma per definizione sono incisivi e sono riassuntivi, ecco, se una persona, se una donna avesse anche la volontà di approfondire questi argomenti che vengono qui messi ovviamente a spot, anche questa sarebbe una buona, un buon risultato. E ancora di più vorrei dire per gli uomini, perché questo è scritto da donne, dedicato alle donne, ma come ho detto prima l'ultima parte è dedicato agli uomini e devono sapere i rischi che corrono penalmente, ma devono anche sapere che il mondo non è più quello di una volta. Quel dominio che l'uomo ha esercitato per millenni nei confronti della donna, che deriva probabilmente dal fatto che ai primordi l'unica forma di forza era quella fisica, e quella fisica era per l'uomo ovviamente più sviluppata di quella della donna, e da lì si è sedimentato un dominio che poi si è estrinsecato nella politica, nell'arte militare, persino nelle arti, nei mestieri, nella cultura. Il ruolo della donna purtroppo è sempre stato subalterno in gran parte della storia dell'uomo, anche dello spirito umano, nella filosofia, nell'arte, nella scienza. Bene, adesso i tempi sono cambiati. Per fortuna, e lo dico da maschietto, per fortuna oggi si è capito che addirittura anche a un livello, vorrei dire, neuronale, le donne sono più dotate degli uomini. E quindi, se per millenni hanno subito queste vessazioni, oggi è difficile magari convincere gli uomini che i tempi sono cambiati, però è un processo irreversibile, devono comprenderlo e soprattutto devono assimilarlo come modo di vivere, come cultura, come atteggiamento spontaneo, non eteronomo fondato sulla paura della pena. E quindi ecco, è un inizio anche di informazione e di educazione che noi auspichiamo si radichi sempre di più anche nella mente degli uomini. Ministro, posso chiedere, ha ribadito il concetto di vincere la diffidenza a rivolgersi allo Stato, pensa ci sia anche una componente di poca fiducia nelle misure che vengono messe in atto ad alimentare questa diffidenza? No, credo che ci sia un difetto di informazione sulle misure, perché effettivamente queste misure ci sono. Poi magari se l'amico Marzani può rispondere, lui è operativo, io sono un po' arrugginito dal pubblico ministero da 7 anni in pensione, lui è sul ponte di comando e quindi se vuol dire qualcosa ben venga. Però l'ho già detto prima, se l'arsenale normativo c'è, poi di tanto in tanto magari c'è un braccialetto elettronico che si rompe, un altro che non funziona, ma io non credo che sia quella la ragione, credo sia una mancanza di informazione.
l'italiano per tradizione millenaria e secolare ha avuto nei confronti dell'autorità un atteggiamento che è di rispetto, di timore e anche un po' di diffidenza. Ecco, in questo caso secondo me è mancanza di informazione. Deve vedere un amico nel poliziotto o nel consultorio, non una persona che magari, come poteva essere 50 anni fa, ti interroga sulle vessazioni che hai subito e magari ti mette in imbarazzo. I tempi sono cambiati per le donne, per gli uomini e anche per le forze dell'ordine.